Borghi, che ne pensa di questa nomina di Cantone, che insomma è un grande magistrato, ha fatto molto bene nel suo lavoro, dovrebbe rassicurare anche voi della Lega che dite troviamo una soluzione reale per i risparmiatori, no? No, No, va bene. non mi Risposta rassicura netta. per niente perché è sbagliatissimo il metodo. Voi capite che se è stata fatta una cosa gravissima, perché qui possiamo parlare di Bennato, possiamo parlare di tante cose, però qui stiamo alle porte di una possibile crisi bancaria. E voi forse non so, non avete idea di che cosa significa una cosa del genere, perché se noi miniamo alla radice la fiducia possibile dei risparmiatori nelle banche, cioè anche Parenzo prima ha detto, io dov'è che ho messo i soldi? Li ho messo in una banca, in una, perché è giusto, in una banca uno deve mettere i soldi, non deve star lì a guardare i bilanci di quella Anche banca lì o preoccuparsi perché molti non sono che capaci cosa di c'è. farlo, banalmente. No, ma nessuno è capace di farlo. Se anche lo danno a me, un bilancio della banca non sono in grado di vedere subito se è La sicuro o meno, anche magagna. perché cambia, no? Anche perché cambiano le cose. Immaginiamo che una banca è solidissima, ma poi arriva una notizia, cosa facciamo? Allora c'è una notizia negativa, tutti a prelevare i soldi dalla banca perché magari non diventa. Cioè, non so se ci rendete conto di che cosa sta succedendo. Quindi è grave il fatto. Possiamo fare anche la sfiducia alla Boschi, ma bisogna farla di più a Padoan, perché questo decreto è stato fatto in modo pazzesco, e ha delle conseguenze incredibili. E a seguito di questo, che cosa fanno? Prendono una tortina, no? Una tortina di mancia e dicono che questi poveretti devono andare a convincere uno, Cantone, ma può essere anche Gandhi, può anche essere Gesù, devono andare a convincere qualcuno a dare a loro una fettina più grande rispetto al mio vicino. La mossa è geniale perché dividono il campo. In modo tale che tutta la massa di risparmiatori adesso fregati troveranno nel loro vicino risparmiatore un avversario per riuscire ad avere una parte in più di questa tortina che è stata messa a disposizione. È un metodo vigliacco, è un metodo, diciamolo, vigliacco. Non è che se uno è più convincente È per onorare la chiaro, propria Borghi, è causa stato ha diritto ad chiarissimo. avere più soldi Un'obiezione rispetto a un lessicale. altro. Voglio sentire un attimo Una Velardi che vuole fare piccolissima un'obiezione e poi obiezione Martelli cosa ne lessicale che pensa. certamente Borghi coglierà, diciamo, nella sua essenza. C'è un errore, non parliamo qui di risparmiatori, ma di investitori. È così? No. Ecco, No, 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 non no, è no, così. no, 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 calma, attenzione. Vediamo. L'investitore in senso inteso così, è uno che L'investitore. specula No, 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 consapevole e l'investitore. preciso. Qui Non parliamo di invece speculazione, stiamo parlando di l'investitore. azionisti di banche popolari non quotate, quindi a cui la banca praticamente dava le azioni per entrare nel club dei correntisti, diciamo così, e obbligazionisti subordinati. L'unica quotata era l'Etruria. Quindi non stiamo a dire Stiamo sciocchezze. parlando appunto di Poi dopo Etruria vediamo e anche di cosa succederà con investitori le e non di altre. risparmiatori. Comunque, No, no. scusate, Scusa, no, un'ultimissima voglio dire una domanda. cosa. La risposta Claudio non Borghi, è tanto perdono. precisa, quello che mi vuol pare dire un po' confusa. Velardi è che, insomma, nella sua semplicità, vuol io ho dei dire, soldi, va distinto da Parenzo caso ce a li ha caso, perché. accantonati dentro il suo conto No, cioè, corrente. l'idea è Poi importante decidono saper di distinguere perché investire. dentro c'è No, anche se gente decide che ha deciso investe, di fare un quindi è un investimento con un investitore profilo di se rischio. decide di Questa è investire. Tutto qua. l'obiezione di Beh, non è Velardi. quello Però che è. è No, stata non può la parola. essere. No, dice Non può no. essere gestito da caso a caso perché le regole su queste obbligazioni, le subordinate, ma tanto parliamo del nulla perché da gennaio ci saranno anche i conti correnti e quindi ditemi un po' chi è l'investitore e poi vi spiego se volete perché è una balla quella del 100.000 euro garantiti e le obbligazioni bancarie, quindi i normali certificati di deposito, sono tutte trattate dentro lo stesso calderone. Quindi questa legge Vabbè, ma siamo purtroppo confusi, prende e non fa sconti a nessuno. siamo intesi. Vorrei far notare, avete fatto notare prima un piccolo servizio su Chiusi della Verna, no? Sì. Ecco, io sono consigliere in Toscana Sì. e vi do una notizia, se volete mandarla un po' di telecamere, magari vedete qualcosa di interessante. Stiamo tenendo in ostaggio il Consiglio regionale con sedute notturne, tutta notte è stata fatta oggi, io ero là alle 5 di stamattina,
tutta notte c'ha è stata fatta ieri. Infatti lei, ora che la guardo bene, sì, io sono venuto via dal Consiglio regionale in Toscana alle 5, sono venuto qui per, da voi, e intanto stiamo trattando, è per una cosa sulla sanità che è una schifezza fatta dal PD, che per non fare un referendum si è inventato un cambiamento della legge sottostante. Però intanto in mezzo a questa guerra stiamo ottenendo delle cose. Per esempio, io sono riuscito a ottenere un contributo da parte della regione per le spese legali di questi truffati, è già stato okay. Approvato. Quindi la regione toscana, quindi è molto significativo di come certo. Cambiano le cose. Si occuperà di dare una mano a chi vuole rivalersi. Grazie a una Lega Nord che arriva in regione toscana, i risparmiatori di Chiusi della Verna, invece di doversi pagare l'avvocato per far valere le loro ragioni, potranno avere un contributo okay. Dalla regione toscana. Ma il confine tra risparmiatore e investitore non è netto, tact. Perché? Anche qualunque, nel momento in cui tu prendi i tuoi soldi li dai a qualcuno, quello si chiama investimento di rischio. Poi in base alla rischiosità dell'investimento si passa gradualmente tra un investimento di tipo conservativo a un investimento di tipo ad alto rendimento, high yield, esatto. a un investimento di alto rischio o speculativo, ma non ci sono confini netti, esattamente come non si può dire che è finito l'umanesimo il 31 dicembre di un anno e inizia il rinascimento il 1 gennaio dell'anno dopo. Quindi anche quell'affermazione che è stata fatta non è corretta. Caso, in ogni caso, anche quando è a basso rischio, è sempre allora, un investimento. Sempre di un investimento. Un'obbligazione bancaria che non è stata pagata nella dopoguerra oggi in Italia. Le obbligazioni bancarie sono anche subordinate. Ragazzi, così non ci capisco niente, io vi lascio immaginare a casa. Dobbiamo vedere un po' di ordine. Si parla di obbligazioni, ma io non so quanto le persone lo sappiano. L'obbligazione è un prestito. Io presto dei soldi alla banca o ad un'altra società e in cambio la società mi dice che mi ridarà nella sua configurazione base i soldi tra tot tempo e per il disturbo che anche mi è stato creato nel dargli dei soldi mi darà un pochino di interesse più alto di quello immobilizzato sul conto corrente. Però nella percezione normale, anche nella normativa, le obbligazioni bancarie, quelle non strutturate, sono considerate un investimento. Sicurissimo. Un risparmio. Come ha detto giustamente Borghi, e credo che dagli anni 30 che non capiti che infatti, non si remunera un'obbligazione bancaria nel nostro infatti, paese. Sono considerate più un risparmio. Quindi, in effetti, nel momento in cui io, come banca, ti dico, guarda, invece di tenerli sul conto corrente che non rendono niente, ma non rendono niente perché sono io che non ti do niente, mettili in qualcosa che ti do sempre io, ma che rende un po' di più... In quel infatti momento ci hanno raccontato nelle interviste quei signori lì, quando loro dicevano ma che succede? Ma che fallisce la banca, figuriamo, così ti rispondevano. Le racconto alcune cose che mi hanno anche detto. Anche perché la banca è vigilata. A me hanno detto alcune cose gli azionisti del Monte dei Paschi quando sono andato all'assemblea che sono inquietanti, sono state confermate dagli azionisti di Popolare, Etruria e Lazio. Chiedevano un prestito, facciamo 100.000, sì. Gli dicevano prendine 110, con questi 10.000 compri azioni della banca e sostieni le quotazioni. Allora quando succedono queste operazioni... Ma c'è molto che non va. E credo che sia assolutamente così. Sì, prego, anche devo andare in pubblicità. Chiudo su questo. Allora, in sé per sé questa operazione sarebbe neutra. Il problema è che tu crei sempre una struttura speciale per la gestione di qualche cosa, cioè non vai per le vie ordinarie. La seconda cosa è che nel momento in cui il governo dice ci sono gli obbligazionisti e gli azionisti che hanno perso X e io metto sul piatto X quarti, allora c'è qualcosa che non va, perché tu stai ammettendo implicitamente che hai fatto una porcata. Perché se no, se tu pensassi che hai fatto le cose rigorosamente, okay. Diresti nessuno. Allora, io vado in pubblicità. Borghi, bella tosta la Boschi, no? Beh, ma è evidente, lei si difende con l'argomento che le colpe dei padri non devono arrivare sui figli, che è un argomento che ho sempre sostenuto anch'io, tra parentesi, perché io voglio essere responsabile di quello che faccio io, non di quello che hanno fatto altri, ed è lo stesso argomento che ogni tanto tiro fuori a chi rinfaccia cose fatte dalla Lega. Quindi lei mi sta dicendo, il mio problema non è la Boschi o suo padre, ma è no, la
l'approccio che il governo Renzi ha nei confronti delle banche, ho capito bene? Assolutamente sì, e quindi come tale lei è responsabile, ma è responsabile in correo con altri. Sullo specifico però non deve tanto stupirsi la signora Boschi, perché alla fine se tu ti vuoi presentare come un partito dove invece questa correlazione fra padri, figli e così questo tipo veniva costantemente stigmatizzata, non dimentichiamo per esempio che, non lo so, Lupi è stato fatto certo. dimettere perché il figlio aveva ricevuto un orologio, ecco, no, cose di questo tipo. Bene, anche lui. No, il figlio, era stato regalato al figlio un orologio. Beh, allora, scusa, se tu però hai un padre, un figlio e un fratello che sono dentro una banca che ne ha fatte più di Carlo in Francia, no, ma evidentemente voglio leggere una cosa a Parenzo che ti piacerà sicuramente. Dopo ti ragione, dentro, perché ogni caso è